In procura non mi dicono niente. Noi siamo i genitori, vogliamo sapere qualcosa. Siamo qui con l'angoscia di non sapere nulla. Il fatto che mio fratello e mio cognato siano indagati mi fa pensare a tante cose. Che non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi, la famiglia. E questo non va bene. Miguel Ángel Romero Ciclo è il padre di Cataleya Ciclo Alvarez, conosciuta da tutti come Cata, una bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor a Firenze. Quest'uomo ha reagito con profonda preoccupazione alla recente evoluzione dell'indagine sulla scomparsa di sua figlia. Infatti, negli ultimi giorni, la procura di Firenze ha inserito 5 individui nell'elenco degli indagati. Tra questi ci sono 2 zii di Cata, uno da parte di madre e uno da parte di padre. Il primo di questi è Abel Alvarez Vázquez, fratello della madre, che è già detenuto per presunte attività criminali all'interno dell'ex hotel Astor, il luogo da cui Cata è scomparsa. Il secondo zio coinvolto è Marlon Edgar Ciclo, fratello del padre di Cata. Gli altri soggetti indagati sono Alberto Dinusorin, un cittadino romeno, Rosemary Puilco Ocuendo, una peruviana, e Charlene Gilary Waman Ocuendo, anch'egli peruviano. La procura di Firenze continua a seguire la pista di un possibile sequestro a scopo di estorsione. Tuttavia, perché queste persone sono coinvolte nell'indagine? Gli inquirenti stanno analizzando vari elementi. In particolare, il 10 giugno scorso, il giorno in cui Cata è scomparsa, le telecamere di videosorveglianza che erano puntate sul cancello dell'ex hotel occupato hanno ripreso 3 degli indagati uscire con un borsone e 2 trolley. Gli oggetti in questione, per le loro dimensioni, secondo l'opinione degli inquirenti, potrebbero aver nascosto la bambina, come afferma esplicitamente una nota dei procuratori Luca Tescaroli, Christine von Borris e Giuseppe Ledda. Ora i magistrati cercheranno, con il supporto di esperti forensi, di individuare eventuali tracce di Cata all'interno di quei bagagli. Tra gli oggetti sequestrati vi è un borsone di colore celeste confiscato il 17 giugno scorso ad Alberto Dinusorin. Inoltre c'è un trolley celeste che è stato preso in possesso da Rosemary Puilco Ocuendo insieme a un terzo trolley che è stato sequestrato da Charlene Gilary Waman Ocuendo. Inoltre sono disponibili ulteriori reperti che saranno sottoposti ad analisi. In particolare, 3 tamponi con presunta sostanza ematica, sangue, prelevati dai rubinetti dei bagni delle stanze 104, 201 e 203 nel corso delle attività svolte l'11 giugno scorso presso l'hotel Astor. I restanti 2 soggetti sotto inchiesta erano residenti proprio in quelle stanze. Ciò solleva interrogativi sul fatto che il giorno successivo alla scomparsa della bambina siano state rinvenute tracce sospette di sangue nell'albergo. Esiste la possibilità che tali tracce di sangue siano riconducibili a Cata? Questo sarà oggetto di ulteriori indagini, attraverso il confronto dei 3 campioni con quelli di DNA prelevati dagli effetti personali della bambina. Alla luce di queste scoperte, l'hotel Astor sarà oggetto di un'ulteriore ispezione. Saranno effettuati scavi per escludere la possibilità che Cata sia sepolta all'interno della struttura. Questo non è un passo precauzionale superfluo, dato che la bambina non è mai stata vista uscire da lì quel giorno. L'ultima immagine di Cata risale a circa le 15, quando una telecamera la riprese fuori dal cancello dell'hotel insieme ad altri bambini. I dispositivi di sorveglianza elettronica la seguirono mentre rientrava, ma successivamente persero il suo tracciamento. Sorge quindi la domanda se qualcuno le abbia fatto del male, l'abbia uccisa e nascosta all'interno dell'ex albergo, oppure l'abbia portata via in quelle grandi valigie. Il padre di Cata ritiene che queste indagini, che sembrano anche indirizzate verso i suoi parenti, siano un tentativo di scaricare la responsabilità sulla famiglia, ha sottolineato l'uomo. Non conoscevamo gli altri peruviani e nemmeno il romeno. Gli avvocati rappresentanti dei genitori di Cata hanno al contrario confermato la scoperta di tracce ematiche nella stanza dei genitori della piccola, che ora saranno sottoposte al test del DNA.
Nel frattempo le indagini condotte dalla Procura di Firenze e dalla Direzione Distrettuale Antimafia si sono estese fino al Perù. A tal fine è stata richiesta una rogatoria. Un'ipotesi che viene presa in considerazione è che Cata potrebbe essere stata portata nel suo paese natale o che qualcuno in Perù possa avere informazioni cruciali sulla scomparsa della bambina. La procura intende interrogare 13 cittadini peruviani che potrebbero avere conoscenze rilevanti relative al rapimento della bambina o a piste connesse alla sua sparizione. Tra questi soggetti vi è anche un altro zio paterno della piccola, attualmente detenuto nel carcere di Lima, e un individuo coinvolto nel traffico di persone che si trovava a Firenze nel 2022, anche se era recluso nello stesso penitenziario. Questo perché una delle teorie avanzate dallo zio di Cata, successivamente comunicata al padre, suggerisce la possibilità di uno scambio di persona. I rapitori potrebbero aver preso la bambina sbagliata. Sembrerebbe che la loro motivazione fosse quella di rapire la figlia della compagna di un trafficante, il quale aveva delle connessioni con l'uomo attualmente detenuto in Perù. Se questa teoria venisse confermata, ciò suggerirebbe che Cata potrebbe essere stata portata proprio nel suo paese d'origine. Tuttavia non possiamo escludere purtroppo la possibilità che a Cata sia stato fatto del male. La madre della bambina, Catherine Alvarez, resta comunque convinta che la sua piccola sia ancora viva e ha dichiarato: «Vivo sempre con l'ansia di sapere che cosa è successo a mia figlia. Ho saputo della decisione della Procura di Firenze. Non so che idea farmi, spero solo che trovino qualcosa che possa riportarmi mia figlia. Mi auguro tanto che ciò sia una svolta per le indagini. Qualcuno sa che cosa è successo, ma tace. Ho parlato con Abel, ma mi dice che lui non c'entra nulla con questa storia. Spero che gli inquirenti trovino le persone che ci hanno fatto tutto questo. Io sento che è viva». In effetti, rimane ancora valida la teoria secondo cui Cata potrebbe essere stata rapita come vendetta legata al racket delle camere all'interno dell'ex hotel. Un racket che coinvolgeva, tra gli altri, il fratello della madre, Abel Alvarez, conosciuto come Dominique. Le indagini su questa linea, all'inizio di agosto, hanno condotto all'arresto di Abel e di altri tre complici. Pochi giorni prima del rapimento di Cata, un uomo di 40 anni di origini ecuadoriane si era gettato dalla finestra dell'ex albergo cercando di sfuggire a degli individui che tentavano di ucciderlo. Tra questi, appunto, c'era Dominique, insieme al presunto padrone dell'Astor, Carlos Martín della Colina Palomino e un altro loro connazionale, Nicolas Eduardo Lenes Aucacusi. Attualmente tutti e quattro gli individui menzionati si trovano in stato di detenzione. Carlos Manuel Salina Mena è l'unico che, per ragioni di salute, è stato posto agli arresti domiciliari nel frattempo. A mettere sotto accusa questi quattro soggetti è stato tra gli altri Marlon Ciclo Romero, fratello del padre di Cata. Quest'ultimo ha testimoniato che sia suo fratello che quello della moglie avevano un ruolo chiave nelle attività illegali dell'hotel. Gestiva le camere dell'albergo. In particolare, ogni volta che una famiglia andava via, loro acquistavano il diritto a entrare e poi la rivendevano a chi ne faceva richiesta. È questa la ragione per cui Cata è stata rapita? Oggi lo zio di Cata nega di aver pronunciato tali affermazioni. Ammette unicamente di aver visto la bambina la mattina in cui è scomparsa e si difende così: «Non c'entro nulla con la sua sparizione. Vedevo molto spesso Cata, le nostre famiglie si aiutavano. A volte le davo da mangiare e facevamo a turno con Abel. L'ultima volta che l'ho visto è stata la mattina della sua scomparsa. Non ho mai detto che mio fratello e Abel controllavano la gestione delle stanze dell'hotel, ho solo detto che anche loro avevano acquistato delle camere». Secondo gli investigatori non è stata rivelata l'intera verità riguardo a quanto realmente accadde all'interno della struttura. Anche i genitori di Cata sembrano aver taciuto su alcuni fatti cruciali, ritardando la divulgazione di informazioni importanti. Inoltre, la madre ha presentato la denuncia solo in serata il giorno della scomparsa, causando così una perdita di tempo prezioso per gli investigatori.